Fortezza da basso Firenze Didacta 2024, siamo con Jessica Nivint, tecnologo Indire. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di intelligenza artificiale, che è il tema clou anche di questa edizione. È un tema che si avvicina, si associa sempre più al mondo della scuola. Nivint, voi come Indire, diciamo che siete stati un po' degli antesignani da questo punto di vista, avete anticipato quello che sta accadendo in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi. Avete avuto inizialmente un approccio legato alle discipline STEM, dopodiché invece insomma, l'intelligenza artificiale viene oggi adottata da tutti gli insegnanti, anche del primo ciclo. Cosa possiamo dire da questo punto di vista, soprattutto sul versante delle competenze e della personalizzazione? Oh, tante domande in una, così. Allora iniziamo piano piano. Sì, sì, qualcuno si fa ora, diciamo, la fatica di studiare il programma di Didacta 2023 e Didacta 2024, magari si renderà conto che veramente i workshop sono e le tematiche sono cambiate leggermente e c'è stato un shift, però devo dire che le STEM, si vede anche con le linee guida pubblicate dal Ministero questo inverno, comunque sono un tema centrale. Quello però che è successo è che nella T dell'acronimo STEM, della T della tecnologia, lì ora viene adottato anche l'intelligenza artificiale. Questo è uno. In più c'è nella STEM, dove c'è la A di arte, o inizialmente nell'acronimo era A di arte, e invece ora questo A viene sempre più adattato come A di all, che vuol dire molteplici discipline vengono combinate con le discipline STEM, con scienza, tecnologia o ingegneria matematica. Così si fa percorsi su storia dell'arte con fisica e matematica combinate. C'è un abbinamento, diciamo, in un ambito trasversale, quindi sì. Lo stesso, cioè, concetto viene sviluppato e realizzato su più discipline che hanno delle analogie, immagino. Si hanno analogie e soprattutto anche, diciamo, proprio per promuovere la comprensione dello studente della trasversalità di certe tematiche e muoversi fuori da questo pensiero della disciplina come un compartimento stagno, ora viene molto promosso, per fortuna anche nelle linee guida, diciamo, a livello italiano, ma anche a livello europeo. In tutto questo devo dire che gli insegnanti STEM, che comunque avevano più anche un'affinità alla tecnologia e l'approccio proprio quello sulle metodologie, che sono anche concentrato sullo studente, che lo studente si deve porre delle domande aperte, deve esplorare tutto quello che viene poi connesso al mondo STEM, o diciamo spesso si dice l'acronimo, ma dietro a questo acronimo sta veramente un mondo, c'è un approccio didattico, la transversalità. Proprio anche come vengono le metodologie, proprio lo spazio che diciamo, l'acronimo si è arricchito veramente come i satelliti. In questo c'è anche l'intelligenza artificiale. Quali competenze deve avere un insegnante per gestire al meglio l'intelligenza artificiale? Anche lì, l'intelligenza artificiale in classe, proprio nella didattica, si può distinguere globalmente in tre aree. Uno sarebbe l'insegnare per l'intelligenza artificiale, l'insegnare con l'intelligenza artificiale o l'insegnare proprio l'intelligenza artificiale. Nella prima categoria si può vedere che sono più o meno comprendere come le competenze digitali, proprio le competenze che cosa ho io bisogno per utilizzare l'intelligenza artificiale non solo come studente ma anche come cittadino proprio europeo, italiano, così il pensiero critico di essere consapevole come funziona in grande misura questa tecnologia. E invece per insegnare o studiare, apprendere con l'intelligenza artificiale è proprio di utilizzare le tecnologie per in qualche modo personalizzare le pratiche didattiche sia dal lato docente ma anche dal lato studente. Invece per insegnare proprio l'intelligenza artificiale, lì a parte delle competenze digitali più generale servono competenze più approfondite, non solo di coding, ma anche di statistica, di matematica. E lì certamente un insegnante deve essere preparato più
in profondità con le conoscenze. A livello anche disciplinare. Sì. Nivint, voi avete preparato avete realizzato già un seminario sui sistemi integrati nella scuola, in particolare nelle materie STEM, durante il quale sono emersi dei punti critici, diciamo, insomma, con i quali gli insegnanti in qualche modo si scontrano. Cosa possiamo dire da questo punto di vista? E quali consigli possiamo dare agli insegnanti per non arrendersi, perché c'è già un atteggiamento da parte di alcuni un po', come se fosse un po' una montagna da scalare. No, ha ragione, hai perfettamente ragione, io comprendo gli insegnanti, perché siamo in questo momento un momento cruciale dove vengono la pressione da sopra con le linee guida, le policy e le conoscenze sono, diciamo, sempre più forte, e l'insegnante si trova un po' da solo in classe e deve anche a questo punto non solo pensare alla sua formazione. Devo dire che sono altamente motivati gli insegnanti che incontro qua, altamente motivati, altamente formati, anche con tanta voglia di fare. Ora siamo a un momento dove il sistema deve cambiare, perché anche solo un esempio, per creare un percorso trasversale didattico, come viene richiesto spesso, serve la collaborazione proprio del consiglio di classe per mettere a punto un percorso trasversale didattico che supera proprio questi compartimenti disciplinari. E niente, lì ci vuole pazienza, piano piano ce la facciamo. È un processo, con questo concludiamo, lungo, oppure comunque che in qualche modo prenderà il sopravvento nel giro di qualche anno? Insomma, entrerà nelle scuole, io credo, no? Allora, io non credo che è la mancanza della volontà, penso tanti l'hanno capito, in questo momento è proprio, essendo un sistema la scuola che è composto da più, diciamo, elementi, cioè si va proprio dallo spazio, dal tempo, alla valutazione, così sono tante tematiche che devono essere toccate, aggiustate, per permettere poi un percorso del genere. Io sono ottimista, perché in questo momento tutti ne siamo consapevoli, essere consapevoli di una cosa è già il primo passo. Bene, con questo auspicio salutiamo Jessica Nivint, tecnologo in dire. Grazie.